e finisce così, quindi a San Martino di Lupari. Il risultato finale di questa partita, undicesima di andata del campionato di Serie A femminile, vede vincitrice il Fila San Martino di Lupari sul Torino per 74-64. Un saluto e arrivederci alla prossima. Allora, la partita è stata un po' difficile, specie in certi momenti. Comunque noi a volte facciamo e disfiamo come questa sera. La partita l'abbiamo comunque condotta, ci siamo riscattati molto bene nel quarto quarto, dove abbiamo fatto un bel parziale di 21-14, se non sbaglio. Grandissima Jasmine, abbiamo ritrovato anche la verve della Florina, che è rimasta fuori per un po' di tempo. Insomma, il gruppo si sta rimpattando, 70 punti, quando facciamo 70 punti tutte le altre squadre devono correrci dietro. Direi che tutto sommato possiamo essere soddisfatti. Sta a noi migliorare un po' in difesa, specie contro le guardie tipo l'Anderson, che insomma ci ha fatto un discreto. A scrivere però l'impresa per fare un'ottima partita e sperare che loro non siano in un ottimo momento, come effettivamente è. Però chiaramente Schio è sempre una squadra molto difficile da affrontare per noi, perché hanno tutto fisicamente, tecnicamente. Se giochiamo al massimo livello possiamo competere con tutti. Dobbiamo però ritrovare un po' di difesa e soprattutto determinazione in momenti importanti, perché ripeto, noi facciamo poi disfiamo e quando ci cala un po' l'intensità abbiamo un po' problemi. Vediamo di migliorare su queste cose, il campionato è ancora lungo e soprattutto contiamo nel ritorno per tante partite in casa che ci possono dare delle ottime referenze e soddisfazioni per il futuro. No, oggi è stata una partita dove abbiamo pensavamo di soffrire molto di più la fisicità loro, poi alla fine invece siamo riusciti a contenere abbastanza. Problema che non abbiamo avuto tantissime rotazioni, per noi comunque abbiamo anche due infortunate e forse un po' alla fine abbiamo patito anche qualche giocatrice che è arrivata col fiato corto alla fine. Però al di là di quello sono molto soddisfatto delle ragazze, hanno fatto una partita con grande voglia, grande intensità, che era un po' quello che avevamo chiesto, e quindi io ho avuto delle risposte positive. Poi ovviamente mi dispiace, perché poi anche il risultato di 10 punti di distacco secondo me non rispecchia l'andamento totale della gara. Ma tant'è, va bene così. Che è una gran voglia, perché stare due settimane fuori campo, cioè, mi è mancato tanto, e quindi avevo tutta quella energia accumulata per due settimane. E quindi sono tanto contenta di aver contribuito a questa vittoria e spero di migliorare tutte come squadra, sia in difesa che in attacco, e di fare le partite ancora migliori. Sì, secondo me tutto parte dalla difesa, e quindi sicuramente dobbiamo migliorare in difesa, dobbiamo perdere meno palloni e avere un buon attacco, e sicuramente queste partite poi dobbiamo gestire un po' meglio. Allora, siamo stati avanti per quasi tutta la partita e dobbiamo tenere buone questi sprazzi positivi, perché ci serviranno nel girone di ritorno. Questo girone di andata ci ha visto giocare 7 partite fuori casa e speriamo di rifarci appunto nel girone di ritorno, visto che potremo giocare davanti al nostro pubblico finalmente. E speriamo di andare avanti con più continuità, anche perché passo dopo passo stiamo costruendo la nostra immagine, diciamo. È stata una partita molto tirata e difficile da un punto di vista di concentrazione, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto un buon approccio soprattutto all'inizio, però poi abbiamo un po' calato la tensione, ma giocando assieme, andando in contropiede, abbiamo recuperato molto e siamo riuscite ad avere un buon risultato. Sì, questi sono stati i miei primi minuti in Serie A quest'anno e devo dire che sono sempre una grande emozione, soprattutto anche perché quest'anno è un anno molto impegnativo, dato che con la Serie B e con l'Under 18 stiamo andando molto bene, e quindi è un gran carico, soprattutto anche fisico. E niente, è sempre bello entrare e avere tutto il pubblico che ti sostiene, ma soprattutto anche le compagne. Sono grandi soddisfazioni e tanta tanta felicità, questo sì. Una grande partita, una bella partita, molto combattuta.
ci siamo divertiti, adrenalina in abbondanza. A un certo punto abbiamo avuto anche paura, no, che il risultato, che la non fosse a nostro favore, però ho visto poi, come al solito, le ragazze sanno esprimere il meglio di se stesse e è venuto fuori qualcosa di molto bello, interessante, insomma. Comunque la partita, come tutte ormai, non sono scontate, il risultato è tutto quanto da giocare. Chi sia la prima in classifica o l'ultima, praticamente oggi ci si diverte a questo bellissimo sport, perché c'è sempre antagonismo dall'inizio alla fine, per cui nulla è perduto, è tutto da giocarsi. Comunque per noi finora è un campionato che è andato bene e ci sta dando belle soddisfazioni. Ci stiamo divertendo, questa è la cosa per me è la più importante, ci stiamo divertendo bene anche. È sempre una bella emozione tornare al Palalupe, è un po' strano farlo sopra la panca. Non a caso mi siedo sempre da dietro, perché c'è proprio il magnetismo dell'adrenalina della partita. E poi bella cornice di pubblico come sempre, una vittoria che fa bene al morale e alla classifica. E magari considerazioni tecniche specifiche sulla partita, ma non mi sento di farle. Più in generale mi piace il fatto che le Lupe sono ancora nella parte alta della classifica, mi sembra dopo stasera sia al quinto posto e mancano due giornate alla fine del girone di andata, ed è quasi in una certa maniera la conferma di quello che è stato l'anno scorso, per quanto sì, la squadra è praticamente la stessa ossatura, le avversarie sono cambiate anche largamente, però è bello che San Martino si sta assestando lì, quindi una conferma bella. E io spero di vedere altre partite, altre vittorie, sempre forza Lupe.